Ciao ragazzi, eccomi qua, bentornati sul canale di Iron Manager. Questo video probabilmente andrà pubblicato poi anche su YouTube, visto che ho sempre poco tempo e quindi ho pensato di approfittarne di questo viaggio verso Fulham per appunto fare questo breve video, visto che molti di voi mi chiedono appunto il perché men bikini, perché men physique, perché domani vado a gareggiare appunto in questa classe, in questa categoria, piuttosto che quella bodybuilding. E allora ho pensato un attimo velocemente, diciamo che i motivi ovviamente non è che ho deciso oggi, li avevo ponderati un po' da tempo, però insomma ho pensato di sommarizzarli o di riassumerli in tre punti principali proprio per chiarire questa cosa con tutti. Ovviamente men bikini, un po' di autoironia, perché ovviamente insomma ho sempre scherzato su questa categoria. Ovviamente non ho nessuno, niente contro quelli che fanno il men physique, assolutamente, e per questo anche io stesso proverò a farlo questo sabato. Allora, senza perdersi in tanto tempo, primo motivo: ho gareggiato sempre in questa gara, l'English Grand Prix, nel 2014. La gara infatti è organizzata dalla Panthers Gym, che è la palestra dove mi alleno tutte le mattine prima di andare in ufficio, e dalla UK BFF, che sarebbe praticamente la IFBB inglese. Nel 2014 gareggiai nella categoria sotto gli 80 kg, bodybuilding, neanche classe, quindi bodybuilding, e ovviamente insomma c'erano dei tori, ho spiegato anche negli ultimi incontri che ho avuto Molfetta a Verona e anche a Londra con i ragazzi, veramente dei tori tipo alti 1,50 m, di 80 kg, quindi molto più cioè anche 2 o 3 kg più pesanti di me, ma molto più nani, quindi dei nani guerrieri veramente enormi. E mi ricordo che ovviamente la differenza fra me atleta natural e questi signori era decisamente molto molto evidente. Ovviamente sapete benissimo, come dico sempre, che la gara è contro noi stessi, quindi non mi interessava più di tanto questa cosa, però ecco, insomma, ho pensato quest'anno di provare la categoria men physique anche per essere un po' più competitivo. Nel 2014 non arrivai ultimo e per me quello fu già un grandissimo traguardo, perché veramente c'erano, come quest'anno, poi campioni internazionali, atleti che gareggiano anche per l'Arnold Classic, per la Diamond Cup, che è la precedente qualificatoria qui di Liverpool delle British Finals per andare all'Olimpia, quindi insomma dei signori messi bene, messi in forma. Mi ricordo benissimo questo aneddoto che ho raccontato spesso del posa di doppio bicipiti posteriore, dove ovviamente io ero piatto, nel senso che insomma il mio addome rimane come, cioè, come sempre, sia nelle pose frontali che quelle posteriori, e questi signori quando si voltavano praticamente facevano partire questa pancia da donna incinta, perché ovviamente i giudici non vedevano e quindi si lasciavano andare finalmente. Quindi insomma, questo per far vedere la differenza che c'era. Poi mi ricordo anche nel pump, ovviamente io facevo il pump nel backstage, sì, qualche venuta così, questi qua invece sembravano tipo delle cartine geografiche, quindi insomma la differenza si vedeva. Poi Sean, ovvero mi ha sempre poi detto, scusate, mi stavano chiamando, alla fine cioè, fai la gara di bodybuilding perché tu sei un bodybuilder, non sei un man physique, quindi fino all'ultimo mi aveva lasciato un attimo indeciso se fare questa gara o meno, però alla fine insomma ho deciso di fare questa gara. Molti hanno detto: ma sì, tu hai le gambe, hai le braccia, sei insomma sprecato a fare una gara di man physique. Sì, è vero, però è anche vero che insomma ho anche un buon addome, anche quando ero 101 kg da tortello, comunque il mio addome era sempre abbastanza evidente, quindi è un mio punto forte, e ultimamente ho lavorato molto anche sul rapporto spalle, petto e circonferenza vita, e quindi sicuramente delle simmetrie, delle insomma parti del corpo che vengono valorizzate in una categoria come il men physique. Quindi questo è il primo motivo. Secondo motivo: sinceramente, avvicinandomi di più, soprattutto nelle ultime settimane, leggendo e parlando appunto con Helen, Sean e Francisco della Panther, alla fine insomma mi sono interessato a questa categoria perché il concetto di base, quello almeno che spinge la FBB, è: devi mostrare un fisico che più o male rimane in forma tutto l'anno, che non fa tanta fatica a tirarsi,
e che sul palco non soffre, o comunque deve far vedere che insomma è sereno, tranquillo, guarda che bello, faccio le pose da me in bikini e alla fine sono tutto felice e contento. Quindi se volete, forse una filosofia, un approccio alla cultura fisica che si avvicina di più al bodybuilding natural, ovviamente con i boxer, quindi insomma ci sono queste differenze, però è un po', diciamo, il mio discorso. Io sinceramente dalla off season adesso in preparazione alla gara ho perso 5 kg, sono rimasto più o meno lo stesso peso. A dicembre avevo gli addominali più o meno come adesso, ho perso grasso soprattutto nel lower back, quindi nei lombari o in punti dove tendo ad accumularlo di più, però bene o male la mia forma è sempre rimasta quella. Quindi il concetto di rimanere più o meno lo stesso peso senza fare massive bulk o fasi di massa spietata e poi dei tiraggi estremi, ecco, non sono mai stato, soprattutto negli ultimi anni, per degli estremi. Ho fatto i miei errori in passato durante le preparazioni, ma diciamo ho sempre seguito più una preparazione da man physique. Ecco, questo è un altro dei motivi per cui insomma mi sembrava interessante fare questo esperimento. E infatti il terzo motivo è: mi piace provare qualcosa di nuovo e insomma, visto che comunque in questo caso si trattava di una federazione come la FBB, quindi ovviamente il line up molto qualitativo e con degli atleti insomma di rispetto a livello internazionale, ovviamente da natural ho pensato, ma se devo provare un man physique ovviamente non lo vado a provare con la INBB, lo provo con una federazione come appunto la FBB. E questo per provare qualcosa di nuovo, perché comunque credo che sia importante sempre insomma imparare qualcosa dalle nuove esperienze, e effettivamente qualcosa l'ho imparato anche da queste poche settimane in cui mi sono avvicinato a questo mondo. Non sapevo ovviamente posare da man physique assolutamente niente, e quindi mi sono, diciamo, avvicinato a questo mondo guardando video su YouTube, chiedendo al mio amico Giuseppe Tannotti di Parma e poi facendo anche due sessioni di posing con Helen e Francisco della Panther. E insomma una cosa che ho imparato comunque, che diciamo mi si è fissata meglio posando da man physique, è la contrazione degli addominali. Ovviamente sapete benissimo che in una gara come quella del man physique è importante insomma tenere l'addome contratto tutto il tempo, senza però fare una contrazione come, non so, addominali e gamba del bodybuilding. E quindi insomma ho imparato, diciamo, a contrarre l'addome spingendo fuori l'aria, cose che facevo già prima, però ecco, questa cosa è diventata un automatismo adesso, e sicuramente andrò a utilizzare questa cosa anche nelle mie gare di bodybuilding prossime. Io poi ho una costola sinistra, visto che molti insomma si fanno le pare sempre per la simmetria, siamo tutti asimmetrici. Io ho una costola sinistra dovuta a una caduta da bambino più sporgente rispetto all'altra, quindi facendo la contrazione addominale tipica da addominali e gamba da bodybuilding, il mio addome o i miei fianchi si allargavano un po' a boiler. Facendo invece questa contrazione, quindi spingendo fuori l'aria tipica da man physique, che deve comunque far vedere il sorrisone come se non stesse facendo fatica, così alla fine insomma riesco a mantenere un buon punto vita stretto e comunque a mantenere un buon rapporto vita e spalle, che insomma è richiesto da questa categoria. Quindi questo è tutto, questi sono i tre motivi. Quindi primo motivo: 2014 ho fatto l'esperienza bodybuilding meno 80 kg sempre nella stessa gara della FBB, bella, bellissima gara, Zach Kahn mi fece anche i complimenti allora, quindi insomma mi ero caricato particolarmente, però ovviamente la comparazione non, insomma, si vedeva benissimo la differenza fra un atleta natural e gli altri atleti, gli altri concorrenti sul palco. Quindi ho deciso di provare a fare appunto la man physique quest'anno, perché comunque mi piace la filosofia di mantenere un peso corporeo più o meno costante durante l'anno, e quindi non fare fasi eccessive di massa e fasi invece di tiraggio estremo, un po' diciamo la mia filosofia anche dell'approccio alla cultura fisica e del flexible dieting. E terzo motivo, insomma, volevo provare qualcosa di nuovo, e quindi perché non provarlo appunto in una federazione prestigiosa come la FBB, piuttosto che andare a provare un man physique in una federazione natural, dove insomma spero che, vabbè, sto diventando secco, però spero che ancora possa farmi valere da bodybuilder piuttosto che da man physique.
Bene, intanto ho raggiunto Cisic, quindi sono addirittura d'arrivo. Qualcuno sarà contento, che ho visto che mi ha fatto già delle domande. So che non riesco, quanto fa, non riesco a rispondere mentre formulo, diciamo, questo video. Sono bello fresco perché mi sono depilato come un bambino, con la crema depilatoria ovviamente. Mai più proverò la ceretta, ho provato solamente una volta, è veramente una tortura atroce. Quindi, come ho scritto recentemente su Facebook, tantissimo rispetto a voi donne. E niente, vi saluto, spero che, insomma, questo chiarimento sia stato abbastanza, insomma, facile da capire. Insomma, molti mi chiedevano il perché Man Physique, perché sabato domani vado a gareggiare come Man Physique, quindi spero di aver chiarito il tutto. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi!